Radio Radicale, siamo con Riccardo Maggi di Più Europa per parlare con lui della relazione conclusiva della Commissione Regeni che ha chiuso, diciamo, il suo lavoro in un periodo, cosa rara per una commissione d'inchiesta, entro, diciamo, i termini prescritti dalla legge, poi mi correggerai se sbaglio. E avete fatto una relazione che mi sembra sia stata votata all'unanimità, senza problemi, polemiche, quindi senza relazioni di minoranza, dove mi sembra abbiate espresso delle valutazioni molto chiare sia sul ritrovamento del cadavere di Regeni che sulle responsabilità dei servizi segreti egiziani. Ma sì, la relazione credo sia soddisfacente perché è così tutto il lavoro della commissione d'inchiesta, che non è stato un lavoro semplice, è un lavoro che si è avvalso di un altro straordinario lavoro che è stato quello della Procura di Roma e degli inquirenti e della Polizia Giudiziaria, quindi della Polizia di Stato, dei Carabinieri, che hanno fatto un lavoro investigativo eccezionale che ha portato a una ricostruzione, a un accertamento della verità che consente alla Commissione di affermare con certezza sin dalla prima pagina della relazione conclusiva che Giulio Regeni è stato sequestrato, torturato e deliberatamente ucciso dagli apparati di sicurezza egiziani. National Security Agency in particolare, quindi un pezzo degli apparati di sicurezza egiziani, e credo che questo sia quello che, insomma, da una commissione così ci si aspettava. Spesso le commissioni di inchiesta sembrano un po', no, a volte vengono accompagnate anche un po' da una sensazione di inutilità, perché e invece questa commissione ha fatto, io devo dire, un ottimo lavoro, tra l'altro un lavoro equilibrato che non è stato semplice perché in alcuni casi sono stati auditi e sentiti anche personalità che ricoprivano cariche di governo nel momento in cui sono state Siete audite. riusciti a fare delle trasferte? Sono state fatte delle trasferte in Gran Bretagna per quanto riguardava l'approfondimento sull'attività nel college, quindi universitaria di Voi Giulio avete stabilito Regeni. anche che Regeni non aveva contatti con nessun tipo di servizio segreto? Sì, esatto, questo è quello che tra l'altro risulta anche dalla restituzione che in diverse audizioni alla Commissione è stata fatta dalle stesse agenzie di sicurezza italiane. C'è anche un altro aspetto importante sul quale io ho insistito particolarmente, c'è un capitolo della relazione conclusiva. Il caso Giulio Regeni va inserito all'interno di un caso Egitto, nel quale diciamo, la violazione sistematica dei diritti umani a livello di massa, in particolare con gli arresti arbitrari e le sparizioni forzate di persone, che sono una vecchia pratica, diciamo, in Egitto da prima del colpo di Stato del 2013, ma che dal 2013 in poi si sono intensificate. Amnesty International parla nel 2015, se non sbaglio, di 3 o 4 casi al giorno di persone che scompaiono, che vengono sottoposte di fatto vengono rapite dagli organi di sicurezza. Non c'è alcuna registrazione diciamo, sugli atti ufficiali, vengono sottoposti a tortura. In alcuni casi durano pochi giorni questi sequestri, in altri casi durano molto di più. Sono un fenomeno, ripeto, ormai di massa. Contestualizzare all'interno di questo il caso di Giulio Regeni non significa sminuirne la gravità, ma significa appunto restituire la realtà di quel paese. La Commissione si è anche trovata di fronte a un'ambivalenza, un'ambiguità, perché se da una parte è vero che c'è stata subito l'attivarsi delle autorità italiane, in particolare diciamo, la parte diplomatica delle autorità, quindi comprendendo la gravità di quello che stava accadendo sin dalle prime ore e quindi facendo le opportune pressioni, è stato ricordato la sospensione della missione che avveniva proprio in quelle prime ore tragiche della Ministra dello Sviluppo Economico in Egitto, proprio c'era una missione, quindi è stata interrotta ed è rientrata in Italia, Ministra Guidi. Però dall'altra parte la normalizzazione è avvenuta senza che si ottenessero dei risultati in termini di cooperazione giudiziaria, quindi c'è stata una normalizzazione. E da questo punto di vista l'audizione del Presidente Conte, Che fu in parte segretata. L'estate che fu in parte segretata l'estate scorsa, anzi, cioè, sbaglio, l'estate del prima. 2020,
a mio avviso è emblematica proprio di quanto la normalizzazione nei rapporti in termini commerciali e anche in termini diplomatici e di politica estera, per l'ovvia importanza che hanno questi rapporti con l'Egitto su una serie di questioni strategiche, come si dice, quindi da un punto di vista della questione dei migranti e della situazione in Libia, ma anche degli interessi energetici dell'Italia in quel paese, e quindi poi del traffico di sistemi d'arma. È emblematica quell'audizione di come la normalizzazione sia avvenuta senza che vi sia stata da parte italiana la capacità di includere anche la questione del caso Regeni all'interno di questi rapporti che riprendevano, ottenendo uno sblocco della cooperazione giudiziaria. La magistratura adesso terrà conto di questo lavoro, perché voi avete più o meno gli stessi poteri che aveva la Procura. Adesso non so che cosa è scritto nell'attestito della Commissione, però adesso si può dire che già c'è una sentenza di primo grado? La Commissione ha operato all'interno della legge istitutiva della Commissione, che era quello di accertare la verità sulla morte di Giulio Regeni, e la verità è stata accertata. Ovviamente non è una verità frutto di un percorso giudiziario, ma è una verità frutto di una commissione d'inchiesta che ha operato con tutti i poteri anche di indagine, di accesso agli atti, e che sono quelli propri delle commissioni d'inchiesta, quindi analoghi a quelli della magistratura. La commissione ha avuto accesso a tutte quante le carte dell'indagine della Procura di Roma. Abbiamo più volte audito il procuratore capo di Roma e il procuratore Colaiocco, che in particolare ha seguito il tema, e sia diciamo in forma pubblica che in forma segretata. Quindi sì, la Commissione ha eseguito e ha portato al termine, a mio avviso tra l'altro anche con una grossa capacità di lasciare fuori dalla porta della Commissione tentazioni diciamo di strumentalizzazione o di polemica politica, che non era scontato, soprattutto nel momento in cui appunto abbiamo audito e abbiamo ascoltato persone che avevano cariche di governo in quel momento. Penso al presidente appunto Conte, penso al ministro Di Maio, e quindi c'è stata, devo dire, una grossa responsabilità, un senso delle istituzioni da parte di tutti i commissari, un equilibrio da parte del presidente Palazzotto, anche un grosso supporto da tutti i funzionari. Ora, le strade che restano è intanto quella di poter aprire una controversia in base all'articolo 30 della Convenzione sulla tortura, che è una convenzione ONU che l'Egitto ha, a cui ha aderito e quindi che dovrebbe rispettare, mentre non ha aderito a quella contro le sparizioni forzate, appunto. Però questa è una strada possibile, aprire una controversia in sede ONU, e dall'altra si deve in tutti i modi cercare degli alleati e di internazionalizzare la questione di Giulio Regeni. L'ultima cosa, sì. Patrick Zaki, allora, questa vicenda, questa relazione mette ancora più in difficoltà Zaki o lo rende più sicuro? Ma questa è una valutazione, non credo che per il tipo di dinamica, diciamo, ormai abbastanza degenerata che c'è nel regime egiziano, che ci sia una ricaduta, che arrivi neanche una notizia di questo all'opinione pubblica egiziana. Credo che sia importante anche in quel caso che il governo continui a fare pressione, e in particolare devo dire che l'impegno che aveva preso il governo sulla questione della cittadinanza onoraria, che è un fatto simbolico ma è un fatto politico, è veramente ora che venga in qualche modo onorato e rispettato in questa legislatura, perché c'era stato un impegno, e c'era stato un impegno in sede parlamentare da parte del governo proprio in occasione della discussione di una mozione. Allora, se si ritiene che anche quello sia qualcosa che pregiudica i rapporti con l'Egitto, beh, forse da questo punto di vista è inadeguato il modo in cui il governo sta ponendo la questione. Adesso si aspetta dal governo, dopo questa relazione, tanto siamo una forma di governo parlamentare, questa è una commissione, non so se era monocamerale o bicamerale, è monocamerale. Se adesso il ministro degli esteri o il presidente degli... Intanto adesso la commissione chiederà che venga discussa la relazione conclusiva in plenaria, sì. E quindi che in
qualche modo vi sia un dibattito anche nell'aula della Camera. Cosa che non hanno fatto altre commissioni. Cosa che altre commissioni non hanno fatto. La commissione antimafia nel 76. Esatto, ma questo denota anche però la serietà di questo lavoro e anche il fatto che ci sia stata la possibilità di approvare la relazione all'unanimità. E quindi questo sarà un altro passaggio importante per riportare all'attenzione il caso e anche poi magari l'Aula potrà votare anche degli atti di indirizzo collegati alla relazione conclusiva. Va bene, allora vedremo quando arriverà in Aula cosa chiederete anche al Governo. E intanto grazie a Riccardo Maggi per averci parlato un po' del dibattito e del voto sulla relazione conclusiva sul caso Regeni, votata dalla Commissione d'inchiesta oggi all'unanimità a Palazzo San Macuto. Grazie. Grazie.